Stasera si assegna il primo trofeo della stagione di fronte i campioni d'Italia e i detentori della Coppa Italia. Buonasera da Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi. Benvenuti al Palabruel di Bassano del Grappa. Luparense Acqua e Sapone, finale della Supercoppa Italiana e anche la rivincita della finale scudetto dello scorso anno, vinta dalla Luparense. Massimo, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una serata di grande spettacolo. Sembra gara 6 della finale dello scorso anno. La Luparense in gara 5 è andata a vincere a Pescara, a Montesilvano, a casa dell'Acqua e Sapone, aggiudicandosi il campionato. Oggi l'Acqua e Sapone tenta di ricambiare la cortesia e di venire a vincere la Supercoppa qui in casa della Luparense. Sarà un'impresa non facilissima perché la Luparense tenta di vincere la sua sesta Supercoppa, la terza consecutiva, ed è in gran forma la squadra dei Musti, però abbiamo visto che nell'ultima giornata la vittoria sul caos da parte dell'Acqua e Sapone ha permesso alla squadra di Bellarte di venire qui con un altro piglio. Abbiamo già visto le squadre pronte al loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, che è Francesca Muccardo della sezione di Roma 1, secondo arbitro Giancarlo Lombardi, anche lui di Roma 1, il terzo arbitro è Francesco Scarpelli di Padova, il cronometrista Stefano Mezzadri della sezione arbitrale di Parma. Abbiamo sentito poco fa i due allenatori, allora prego Marco Spoletini, che salutiamo in regia, di mandare in onda le interviste. Massimiliano Bellarte, avete l'opportunità di conquistare il secondo trofeo della storia dell'Acqua e Sapone, ma anche di prendervi la rivincita sulla finale scudetto persa a gara 5 proprio contro la Luparense. Sì, per me conta il fatto che comunque nel 2014, anno solare, abbiamo fatto tutte le finali possibili tranne quella della Winter Cup, quindi il grosso merito di questi ragazzi è proprio questo. Comunque è un prestigio per la società e comunque sarà un prestigio tornare a casa con la Coppa. Alessio Musti oggi cerca il suo secondo titolo personale da allenatore in prima e il quindicesimo della storia della Luparense. Sì, diciamo che cerchiamo la sesta Supercoppa per la Luparense, che è la cosa più importante, di conseguenza anche poter vincere un titolo che comunque fa piacere a livello personale, però prima di tutto viene l'obiettivo della squadra, della società. Tutti in piedi alla Palabruel di Bassano del Grappa per l'inno di Mameli. Applausi dei tifosi della Luparense e anche di quelli giunti qui da Pescara per sostenere l'Acqua e Sapone. Come detto, la squadra veneta cerca il suo quindicesimo trofeo dopo i 5 scudetti, le 5 Supercoppe, 3 Coppe Italia di Serie A e la Coppa Italia di Serie A2. L'Acqua e Sapone ha conquistato l'ultima Coppa Italia, il primo trofeo della sua storia. Il Veneto ha anche vinto le ultime 8 Supercoppe, 9 delle ultime 10. L'Abruzzo non ha mai conquistato questo trofeo, Massimo. Parli di numeri, alla fine insomma, potrebbe essere determinante questa dei numeri, perché 8 consecutive sono tante, potrebbe essere una chance in più per l'Acqua e Sapone, che deve contare molto, a mio avviso, su Borruto. Borruto può essere l'uomo del crack, l'uomo che può fare la differenza, perché è un giocatore immarcabile, è un giocatore che se è in giornata fa paura. Di contro la Luparense potrà schierare un Valtigno
in forma stellare, e un Jasson che abbiamo visto nell'ultima partita veramente molto molto cresciuto. Sono due allenatori completamente diversi come tipologia tattica. Musti è un allenatore molto attento alla fase difensiva, attento proprio alle marcature. Dell'Arte che è più spumeggiante col suo 4-0, che tenterà di vincere la partita giocando, attaccando. Le palle inattive possono essere un fattore fondamentale, ma più che altro io credo che la partita sarà decisa da un grande giocatore. Da una parte abbiamo detto c'è questo Borruto che fa paura, di là Valtigno che è cresciuto talmente tanto da far paura là a questo momento. Per quanto riguarda le due squadre, a proposito di numeri, di trofei conquistati, in netto dunque dominio, come abbiamo detto, della Luparense rispetto all'Acque Sapone, 14 titoli sin qui a 1. La legge dei grandi numeri potrebbe favorire la squadra abruzzese, come dicevi tu Massimo. Per quanto riguarda invece i confronti tra i due tecnici, in 8 precedenti ben 6 vittorie di Busti, compresa una ai tempi supplementari, un pareggio e un solo successo per Massimiliano Bellarte nei confronti diretti. Insomma, fin qui un dominio schiacciante di Musti, è un dato sorprendente. Beh, no, diciamo che bisogna vedere chi alleni, nel senso, sì, è giusto quello che dici te, che è un dato sorprendente, però molti sono incontri in A2. Musti è allenato da Cogianco, che è una grandissima squadra. Bellarte è arrivato 3 anni che all'Acque Sapone, ha fatto veramente tanto. Anche il confronto tra le due società è improponibile sotto il profilo dei numeri, però l'Acque Sapone è una società molto giovane che è cresciuta tantissimo e adesso ormai è diventata una squadra, una top player, una top team per quello che riguarda il campionato italiano. È una partita equilibrata, molto difficile da decifrare. Gara che è iniziata in questo istante con il calcio d'avvio battuto dalla Luparense, che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi in completo azzurro. L'Acque Sapone risponde con il completo bianco con inserti nerazzurri. Andiamo a vedere i quintetti delle due squadre anche con l'aiuto della grafica, mentre seguiamo questa conclusione di Cuzzolino, murata da Ruben, poi De Oliveira per Calderoli, ancora Cuzzolino, il tiro ancora murato dall'ex laziale Ruben. Acqua e Sapone che parte con Mammarella, Murillo Ferreira, Calderoli, Cuzzolino e De Oliveira. Questo dunque il quintetto scelto da Massimiliano Bellarte, e Musti invece sceglie lo stesso quintetto della sfida di sabato in campionato, sempre qui al Palabruel, con il Rieti, con Miarelli, Jasson, Ruben, Onorio e Valtigno pivot. Ancora Acqua e Sapone in possesso di palla, c'è la prima conclusione in porta da parte di Calderoli, para a terra Miarelli. Il pallone ora per Ruben, siamo al primo minuto di gioco, risultato ovviamente ancora fermo sullo 0-0. Valtigno all'indietro per il capitano Onorio, che smista il pallone per Jasson, che prova ad aprire per Ruben. Palla in fallo laterale, rimessa per l'Acque Sapone. Sono 5 i campioni d'Europa in campo questa sera, Mammarella e Murillo Ferreira nell'Acque Sapone, Miarelli, Onorio e Jasson nella Luparense. Luparense che può contare su un altro campione d'Europa, Merlim, rientrato da poco in Italia, è ancora evidentemente non pronto per scendere in campo. Per scelta tecnica è fuori nell'Acque Sapone Cavinato, un infortunato per parte, l'assenza pesante dunque per parte, Nora nella Luparense, Caetano per l'Acque Sapone. La conclusione di Valtigno sul fondo, rimessa per Stefano Mammarella. Subito molto attenta alla difesa della Luparense, prima gran palla da parte rubata da Jasson, adesso qui una pressione alta da parte di Valtigno, deve fare attenzione all'Acque Sapone, quando esce palla al piede lo fa sempre con grande disinvoltura, ma se la Luparense pressa può rubare il pallone in zone pericolose. De Oliveira per Calderoli, linea mediana del campo, sull'auto di sinistra del fronte offensivo dell'Acque Sapone, contrastato da Jasson, deve rifugiarsi da Murillo Ferreira che si va a complicare la vita su Ruben. Poi il pallone giunge tra le braccia di Mammarella, che rinvia a lungo a cercare De Oliveira, il controllo con il petto di Onorio in anticipo su De Oliveira, che insegue il capitano della Luparense, la prima conclusione in due tempi, Mammarella, grande conclusione da parte di Onorio. Ma ha dovuto calciare da troppo lontano perché De Oliveira lo aveva praticamente raggiunto, però grande conclusione, Mammarella tranquillo. Qui va a terra De Oliveira, c'è fallo da parte di Jasson, il primo fallo dell'incontro al secondo minuto del primo tempo. E qui c'è il duello Jasson De Oliveira, poi probabilmente vedremo Taborda contro Borruto e di là Valtigno
contro Murillo Ferreira, che possono essere poi i duelli che decideranno la gara. La Luparense che nell'ultimo turno di campionato ha agganciato al primo posto la Lazio con 13 punti, l'Acqua Sapone ha vinto contro il Caos, si è portata a quota 6 in terz'ultima posizione, e pesa per l'Acqua Sapone la sconfitta a tavolino dopo la vittoria sul campo contro il Sestu alla prima giornata. Ora conta soltanto questo primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, che si assegna stasera. Calcio di punizione per la squadra di Massimiliano Bellarte. Miarelli blocca la conclusione di Coco Smith. Allora Ruben, palla per Giassone, l'apertura per Onorio. Di prima il lancio per Baltinio, che però era venuto incontro, non c'è intesa tra i due. Allora palla che giunge innocua tra le braccia di Stefano Mammarella, che rilancia subito per Murillo Ferreira. Coco Smith per Cuzzolino. Cuzzolino tiene palla, cerca Calderoli, lo trova, Calderoli prova il tunnel su Baltigno che lo chiude in fallo laterale all'altezza della linea mediana del campo, rimessa già battuta da Cuzzolino. Ora Coco Smith, che ha ricevuto da Murillo, torna dal capitano dell'Acqua e Sapone, che vuole Calderoli a sinistra, affrontato da Giasson. Calderoli ancora a Murillo, dall'altra parte per Cuzzolino. Cuzzolino cerca e trova ancora Murillo Ferreira, carica il sinistro, lo aspettava lì e lo mura in fallo laterale Umberto Onorio. Bello il giro palla qui da parte dell'Acqua e Sapone, che sta mettendo in difficoltà la Luparense, soprattutto quando viene saltata la prima linea, perché poi diventa un 2 contro 2 senza coperture e lì è molto pericoloso per la Luparense. Coco Smith per Murillo, ancora Coco, la conclusione la tiene lì Miarelli, e poi serve Baltigno, migliore in campo Baltigno sabato scorso nel match che abbiamo seguito in diretta sempre qui dal Palabruel tra Luparense e Rieti. Giasson, palla per Ruben, Ruben punta Cuzzolino, ancora Ruben, le finte, Cuzzolino gli strappa il pallone, poi va a terra Murillo Ferreira, c'è fallo da parte di Ruben, il secondo fallo da parte della Luparense, calcio di punizione per la squadra allenata da Massimiliano Bellarte. Stiamo rivedendo il fallo nettissimo qui, bravo Cuzzolino a rubare il pallone e poi molto bravo Murillo a coprire con il corpo e a costringere al fallo Ruben. Due falli dopo 3 minuti, anche i falli possono avere il peso specifico in questa gara. Murillo Ferreira per Cuzzolino, il movimento del capitano dell'Acqua Sapone, ma la palla è per Borruto, appena entrato cerca Murillo, non lo trova, Miarelli evita la rimessa che sarebbe stata in favore della Luparense. Per affrettare i tempi qui azione tutta in velocità della squadra di Musti, però Taborda non può arrivare sul pallone leggermente troppo lungo che gli aveva offerto Baltigno, rimessa in favore della squadra abruzzese, il lancio di Murillo Ferreira, poi il rinvio di Onorio, palla che giunge tra le braccia di Mammarella che serve Cuzzolino a sinistra, a destra, la palla ora a sinistra per Coco Smith, Mammarella, Borruto affrontato da Ruben, torna da Cuzzolino, poi la verticalizzazione improvvisa del nazionale argentino per l'altro nazionale argentino Borruto. I due hanno conquistato la Continental Futsal Cup qualche settimana fa. Onorio qui va a terra, Cuzzolino colpito da Baltigno, poi il fallo di Borruto su Onorio, calcio di punizione per la Luparense, primo cartellino giallo del match proprio per Borruto. Di stizza questo fallo, perché c'era stato un fallo presumibilmente su Cuzzolino che era stato colpito al viso, l'arbitro non aveva fermato il gioco, rivediamo qua, vediamo. Sì, qui da Baltigno lo colpisce, c'era un fallo nettissimo, sarebbe stato cartellino giallo per Baltigno. Poi Borruto però non deve entrare in quella maniera, però c'è anche da dire che c'era campo aperto, era pericolosa l'azione, un'ammonizione giusta da parte della signora Muccardo, e il calcio di punizione interessante per la Luparense. Fallo duro quello di Borruto, evidentemente non è cattivo, non ha tanto cercato di farsi giustizia da sé il nazionale argentino quanto ha voluto fermare una pericolosa azione d'attacco della Luparense. Sacrosanto il cartellino giallo, la punizione di Onorio termina ampiamente sul fondo. Eccolo qua l'intervento in netto ritardo, in scivolata di Borruto su Onorio, il primo fallo dell'Acqua e Sapone, ma come abbiamo visto c'era invece il fallo, la manata in faccia di Baltigno su Cuzzolino. Qui ancora un fallo fischiato a Borruto, stavolta ai danni di Taborda, secondo fallo Acqua e Sapone e calcio di punizione per la Luparense. Nettissimo qua, cerca di aiutarsi perché Taborda aveva frapposto il corpo, era stato molto bravo in fase difensiva, deve stare più tranquillo Borruto, già preso una munizione anche se lì purtroppo per lui era necessaria.
però insomma troppo nervosismo, è chiaro che sente la gara, è un giocatore di temperamento, Titi Borruto. Qui Onorio non si intende con Ruben, si dispera il capitano della Luparense, il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo in favore della Questapone, la batterà con le mani ovviamente Stefano Mammarella, Murilo Ferreira, Coco Smith, ancora Murilo, Borruto mette giù, affrontato da Maurizio, il pallone per Leitao, Coco Smith, Murilo Ferreira, palla per Leitao, arriva Murilo d'incontro, la conclusione con il sinistro però termina sul fondo, rimessa per Miarelli, Leitao che è stato il grande protagonista, il match winner dell'unico titolo della storia dell'Acquestapone, la Coppa Italia appunto della scorsa stagione vinta al Palla Giovanni Paolo II di Pescara dalla squadra di Massimiliano Bellarte, una doppietta di Leitao in finale contro la Lazio. Era poi terminata 3-1, ma la doppietta che ha spaccato la partita è stata quella del nazionale portoghese. Qui il pallone per Coco Smith, il movimento di Leitao a sinistra, Calderolli si scambia la posizione con Leitao che ora viene raggiunto dal servizio di Coco Smith, prova la conclusione da posizione impossibile, Leitao guadagna un calcio d'angolo quando siamo giunti al sesto minuto del primo tempo, risultato ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza qui al Palabruel di Bassano del Grappa in questa Supercoppa Italiana, come detto il primo trofeo che si assegna in questa stagione. Più disinvolta però l'Acquestapone in questi primi circa 6 minuti, 5 minuti e mezzo, sta facendo bene, pressa bene, recupera palloni, sviluppa gioco, Luparense un po' in affanno soprattutto in uscita palla, deve fare più attenzione perché come approccio alla gara è partita molto meglio l'Acquestapone. Qui Giasson regala di fatto il pallone a Coco Smith, il servizio per Leitao che firma il gol dell'1-0, Acquestapone in vantaggio al sesto minuto con Leitao, l'uomo delle finali. Meritatamente, l'avevamo appena detto, è partita meglio, qui ancora una palla rubata, un'imbucata centrale inutile da parte della Luparense, bellissimo l'anticipo di Coco Smith che dà il pallone col contagocce, qui Giasson veramente un errore banale, pallone col contagocce, bravissimo qui a mettere sotto l'incrocio dei pali Leitao che è un giocatore molto freddo sotto porta. Palla che tocca la parte inferiore della traversa e si insacca quasi all'incrocio dei pali, nulla da fare per Miarelli, dunque Acquestapone in vantaggio dopo 5 minuti e 37 secondi. Qui il fallo netto di Calderolli su Valtigno, terzo fallo dell'Acquestapone. Ma qui fallo di nervosismo perché lo devi accompagnare, non devi intervenire. Vedi che c'è anche l'aiuto di Coco Smith dietro, lo vediamo benissimo dalle immagini che ci ha fatto rivedere Spoletini, è un fallo pericoloso perché qui è una punizione che può giocare sicuramente con uno schema al Varense. Batterà a Giasson, c'è Valtigno appostato sul secondo palo da Borda all'altezza del dischetto del tiro libero, un solo uomo in barriera per Stefano Mammarella che piazza però Borruto sul primo palo ed è proprio Borruto a deviare in calcio d'angolo. Vedi che cosa significa posizionare bene la barriera, mettere un giocatore sul palo è fondamentale perché in questo caso ha salvato una rete certa. Maurizio al centro, rinvia con il petto Calderolli, taborda saggiamente, ricomincia da Miarelli sul pressing di Leitao, il rinvio di Miarelli per Maurizio che prova a girarsi, Coco Smith gli soffia il pallone, allora Maurizio per Giasson, Giasson vuole il sinistro, Mammarella la tiene lì, poi appoggia per Leitao. Da quella posizione con quella potenza non segna Mammarella, però ha fatto bene a provarci Giasson perché in un momento veramente caldo come conclusioni ha segnato tante reti decisive nelle ultime gare. Questi due gol consecutivi per lui contro il Pescara, rete che poi non è servita alla Luparense per evitare la sconfitta alla palla di Gopiano e poi il gol invece è decisivo a 30 secondi dal termine sabato qui alla Palabruel contro il Rieti. Giasson ancora, il pallone per Valtigno affrontato da Leitao, Valtigno torna da Giasson, la sua conclusione respinta da Borruto che mette in fallo laterale, siamo all'ottavo minuto del primo tempo. Acquestapone in vantaggio dal sesto minuto con il gol di Leitao, Massimo. Questo era un bel taglio in mezzo per Maurizio, è stata buonissima la deviazione del difensore provvidenziale per quello che riguarda l'Acquestapone. Valtigno,
Palla per Maurizio, all'indietro per Taborda. Ancora Maurizio, si fa vedere Giassoni, il pallone di ritorno per Taborda, murato da Borruto che segue il suo avversario diretto e mette il pallone in fallo laterale. Benissimo qui la diagonale difensiva da parte di Borruto, fondamentale direi, perché era un'ottima azione. Maurizio deve dare qualcosa in più. Maurizio è un giocatore che, quando avevamo visto a Genzano alla Cogianco con Musti, era un giocatore determinante, adesso non è nel top della forma, deve dare sicuramente uno sprint in più alla Luparense. Baltigno in mezzo a due avversari, prova a girarsi ma è costretto a decentrarsi, alla fine perde il pallone. Calderolli, palla per Leitao. Baltigno recupera molto bene il pallone che aveva perso lui stesso, poi resiste un paio di cariche, riesce a scaricare su Taborda. Giasson per Maurizio, è entrato Caverzan senza caschetto a differenza di sabato scorso. Il pallone per De Oliveira e il gol del 2-0 in fotocopia rispetto a quello di Leitao al nono minuto. 2-0 a Questapone, imparabile anche questo, perfetto, palla rubata, bravissimo nello scarico, in questo caso Calderolli impatta perfettamente il pallone di Oliveira, lo mette sotto l'incrocio dei pali, ancora una volta vedi palla rubata, fondamentale, qui Maurizio perde un pallone pericolosissimo ed è 2-0 meritato, sottolineiamolo, per l'Acqua e Sapone che sta disputando una grandissima gara. 8 minuti e 2 secondi per l'esattezza sul cronometro al momento della rete di De Oliveira, come abbiamo visto una rete in fotocopia rispetto a quella dell'1-0, sono cambiati i protagonisti. In occasione del gol di Leitao il passaggio era stato da parte di Coco Smith, qui Calderolli per De Oliveira, però conclusioni e gol molto simili. Ma il concetto, palla rubata prima in anticipo, adesso in uscita da Maurizio che va a attraversare il campo in orizzontale, fa un errore banale, fondamentale, che lui sa che non deve fare. Loro sono molto più reattivi, l'Acqua e Sapone molto più reattiva soprattutto nella pressione e nel rubare palla, e poi dopo la conclusione perfetta da parte di Oliveira, ed è la conseguenza naturale di quello che è successo in questi primi 8 minuti e 20 secondi. Qui viene asciugato il parquet nel punto in cui è caduto Onorio, non c'è stato il fallo ma si tratta di semplice calcio d'angolo per la Luparense. Giasson scambia proprio con Onorio il pallone recuperato da Giasson, che nel tentativo di servire Maurizio regala una rimessa laterale all'Acqua e Sapone all'altezza della linea mediana del campo. Non chiama time out ancora Alessio Musti, anche se la Luparense sembra un po' in difficoltà, Massimo. Ma molto in difficoltà, soprattutto nell'impostazione del gioco, è una squadra che solitamente sa perfettamente quello che deve fare ed è in difficoltà perché l'Acqua e Sapone sta pressando davvero con intelligenza e molto molto bene. Evidentemente la preparazione della gara dal punto di vista psicologico l'ha fatta benissimo Bellarte, poi la partita è apertissima, manca più di tre quarti di partita. Ma insomma, quello che abbiamo visto fino adesso è strameritato il doppio vantaggio da parte dell'Acqua e Sapone. Oliveira si lamenta con Francesca Muccardo per una spinta da parte di Giasson, qui Calderolli con la palla recuperata da Miarelli che serve Giasson. Ruben torna ancora da Giasson, l'apertura per Caverzan, ancora Giasson, Ruben numero su Murillo Ferreira, la conclusione poi di Ruben sul primo palo, Mammarella in calcio d'angolo, che numero da parte di Ruben che con un cucchiaio ha scavalcato Murillo Ferreira, un piccolo sombrero da parte di Ruben, poi la sua conclusione parata da Mammarella. Qui arriva Giasson, calcia sul secondo palo, c'è Murillo Ferreira ad allontanare in fallo laterale, va a recuperare il pallone per affrettare i tempi, Miarelli batterà la rimessa in favore della Luparense e Ruben quando siamo giunti al decimo minuto di gioco del primo tempo con l'Acqua e Sapone in vantaggio 2-0. Grandissima giocata di Ruben come sottolineavi tu, però poi egoista perché c'era Giasson che aveva accompagnato sul secondo palo e da quella posizione è ancora palla rubata, attenzione. Murillo Ferreira ancora in transizione, l'Acqua e Sapone è letale e va al gol del 3-0 con Schiocchette. 3-0 Acqua e Sapone al decimo minuto del primo tempo. E Canovaccio è sempre lo stesso, palla rubata nel momento di uscita palla, fantastica, guarda qua. Onorio che secondo me non è in grandissime condizioni in questo periodo, bravissimo Leitao a servire Schiocchette che mette sotto il croce di palla, tutti e tre gol imparabili per Miarelli. Tutti gol in
in transizione, diciamo, con la palla rubata dall'Acque Sapone e poi davvero conclusioni imprendibili per Miarelli. Molto efficace, molto cinica l'Acque Sapone è sin qui. Ruben alla conclusione murata da Leitao in scivolata in calcio d'angolo. L'autore del gol Schiocchetta, il figlio di Serginio, il commissario tecnico del Brasile ed ex difensore della Lazio qui in Italia. Va il capitano della Luparense Umberto Onori alla battuta di questo calcio d'angolo. Il gioco ancora non può riprendere perché il secondo arbitro Giancarlo Lombardi fa giustamente asciugare il parquet dove aveva effettuato la scivolata Leitao per evitare che, insomma, qualche giocatore caschi e si faccia male in quel punto del parquet. Sotto shock la Luparense in questo momento, ecco, vediamo Musti con il time out in mano, chiaramente deve fare qualcosa, deve correggere qualcosa, così non può andare avanti perché il problema è chiama time out giustamente. Sentiamo, è importantissimo sentire questo time out di Musti. E allora andiamo ad ascoltare il tecnico della Luparense. Dunque, 30 minuti effettivi. L'unica cosa che non dobbiamo fare è pensare di riaprirla da soli. L'unica cazzata che non dobbiamo fare è pensare di aprirla da soli. Un passo alla volta. Col Bologna a 6 minuti alla fine abbiamo recuperato tutta la partita. Quindi non c'è fretta, ma non facciamo errori stupidi. Tra la palla qua dentro ho detto che non dobbiamo perdere pallone. Giochiamo tranquillamente di squadra. Non cerchiamo soluzioni in mezzo a due, in mezzo a tre. Non cerchiamo individualità. Giochiamo di squadra, passo passo, passo passo, pallone su pallone. Cerchiamo un gol intanto. Un gol, non tre, un gol. Forza, forza però. Anni, c'è la faccia spenta. Tira calma, su. Calma. Il Tossi. Loro sono così. Tira così. Sono così. Guarda a destra, erano così, Quarto mezzo. Ok? Bomba. Chiedete chi? Perché se questo, se questo fa così, questo viene qua, io do qua. Dai. Guarda, questo è il primo gol. Perfetto. Errore clamoroso di Giasson che si fa rubare palla in uscita. Questo è il secondo, clamoroso, taglia il campo in orizzontale, qui Calderoli ha tutto il tempo, poi l'uscita addirittura in ritardo senza chiudere la diagonale. Il terzo si fa rubare la palla ancora una volta a Onorio. Qui, tre errori clamorosi e tre gol. Qui poi Caversan lascia scorrere pure Leitao, troppo gravi gli errori. Onorio alla battuta del corner, rinvia a Leitao, un gol e un assist per il nazionale portoghese sin qui. Il problema però non nasce solamente da chi si fa rubare il pallone, anche i compagni che non si smarcano sono un problema, perché quando tu non hai l'appoggio sei costretto a tentare una cosa pericolosa e a quel punto, se loro sono organizzati bene come sono, in realtà ti mettono in grande difficoltà. Guarda qui, è dovuto tornare indietro Ruben a scaricare un pallone lungo, guarda qua, cioè lì ci deve essere un appoggio per il compagno. E qui l'errore di Leitao che non lascia scorrere il pallone sul fondo, preoccupato forse della presenza di Taborda, rimessa laterale in favore della Luparense in zona d'attacco quando siamo alla metà quasi esatta del primo tempo, mancano 10 minuti e un secondo all'intervallo. Qui il fallo fischiato in favore dell'Acque Sapone, fallo laterale per la squadra che sta conducendo 3-0. La palla aveva varcato la linea laterale, era lì Francesca Muccardo. Schiocchetti il pallone per Leitao che viene murato con il petto da Ruben. Ancora Leitao, la rimessa laterale lungo a cercare Borruto, prova lo stop a seguire Borruto, lo controlla bene Taborda che lascia scorrere sul fondo per la rimessa di Miarelli che serve Ruben, si fa vedere Onorio. Ruben preferisce appoggiare per Taborda, ora per Onorio, dall'altra parte da Valtigno, pressa alto l'Acque Sapone, Ruben in profondità per Onorio affrontato da Schiocchè, riesce a girarsi, la conclusione respinta con i piedi da Mammarella. Segnali di risveglio per la Luparense che vuole riaprire questa gara, vuole quantomeno ridurre le distanze già nel corso di questo primo tempo. Beh, quello che ha chiesto Musti, giustamente, tre gol non li puoi riprendere così, devi cercare di segnarne uno qui, però vedi, ha chiesto di non giocare individuale, invece
Maltinho sta tentando di giocarsi la partita da solo e non la risolve sicuramente. Taborda per Ruben, ancora Taborda, Onorio. Ruben. Onorio affrontato da Leitao che lo ferma, poi l'ultimo tocco di Onorio. Leitao batte la rimessa, Borruto, la conclusione! Miarelli in calcio d'angolo. Si arrabbia Mussi perché Leitao ha guadagnato qualche metro nell'effettuare la rimessa laterale. No, voleva proprio il fallo laterale, secondo me aveva ragione, era davanti alla nostra postazione, era un fallo dall'altra parte. Infatti neanche erano preparati in fase difensiva i giocatori di Mussi. Taborda sulla conclusione sporca da parte di Murillo Ferreira, poi il pallone recuperato da Borruto, ancora un po' addormentata la Luparense in fase difensiva. Borruto cerca la linea di fondo ma si porta il pallone fuori dal campo e dunque rimessa per Miarelli. Al 12° minuto del primo tempo, Taborda, la Luparense ora trascinata dal tifo incessante dei tifosi accorsi sin qui a sostenere i padroni di casa. Palla Bruel gremito per questa Supercoppa. Qui la palla rubata da Leitao, poi va a commettere fallo Onorio. È il terzo fallo della Luparense, ne ha commessi tre in questo primo tempo, anche l'acqua e sapone. Ancora una volta palla rubata. Stavo sentendo Musti, stava dando un suggerimento interessante per la sua squadra: aprire il campo, cioè sfruttare l'ampiezza. Stanno giocando stretti, così facilitano la fase difensiva e le ripartenze, come in questo caso. Non puoi giocare in un fazzoletto, devi cercare di aprire il campo per aprire la difesa e trovare gli spazi. Ma loro secondo me in questo momento sono veramente in bambola. È una situazione bruttissima dal punto di vista psicologico per la Luparense e l'acqua e sapone potrebbe approfittarne, perché è in transa agonistica la squadra di Bellarte. Leitao all'altezza della linea mediana del campo, torna da Coco Smith, il pallone per Murillo Ferreira, ancora Coco Smith, si va ora lui a complicare la vita ma mette il pallone in fallo laterale sul raddoppio di Ruben, proprio per non correre rischi. Taborda per Onorio, dall'altra parte per Ruben, ancora a sinistra da Taborda, di prima per Valtinho. Valtinho, arriva Ruben, finta il tiro, poi apre per Onorio, la conclusione di Onorio soltanto esterno della rete. Ruben da quella posizione era andato a segno sabato contro il Rieti. Qui Borruto, palla sul fondo, rimessa per Miarelli. La prima volta che hanno giocato in ampiezza hanno creato un'occasione da rete, palla che ha giocato sulla linea del fallo laterale la squadra dei Mussi e poi a forza di far ruotare la palla da una parte all'altra ha trovato la situazione ideale. Onorio per Taborda, c'è spazio a sinistra per Taborda, dentro per Ruben. Murillo con l'aiuto anche di Leitao riesce anche ad evitare la rimessa laterale ma poi non può fare a meno di buttare via il pallone recuperato da Miarelli. Il lancio di Miarelli per Valtinho, esce con i pugni, mette in fallo laterale Stefano Mammarella, rimessa in zona d'attacco per la Luparense quando siamo giunti al 13° minuto del primo tempo con l'acqua e sapone avanti 3-0 in questa Supercoppa italiana. Più lucida nell'ultimo minuto la Luparense sotto il profilo offensivo, sta cercando di costruire di squadra come ha chiesto Alessio Musti e vediamo adesso se riusciranno ad accorciare le distanze. Certo, se continuano a giocare singolarmente diventa più difficile. Ruben per Onorio, Taborda, Valtinho va via molto bene a Murillo Ferreira, poi non trova compagni al centro, doveva esserci Onorio che infatti si scusa con Valtinho. Però ancora una volta sfruttando l'ampiezza del campo era riuscito a creare un'occasione importante. Coco Smith di forza, Ruben gli aveva soffiato il pallone, poi Coco Smith da terra riesce a servire Murillo Ferreira, la conclusione sul fondo, il diagonale di Murillo Ferreira sfiora il palo alla sinistra di Miarelli. E qui con il nostro Marco Spoletini abbiamo visto la conclusione di Murillo Ferreira, c'è stata anche la deviazione di Miarelli in calcio d'angolo, dunque corner in favore dell'acqua e sapone, lo batterà Leitao, entra Cuzzolino al posto di Murillo. Cuzzolino va lui alla conclusione con il sinistro al volo, conclusione dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, in effetti la palla termina distante dalla porta difesa da Miarelli che ora serve Taborda, si fa vedere Valtinho, Taborda non si fida e serve Maurizio appena entrato al posto di Onorio. Giasson, Valtinho affrontato da Calderolli, Taborda ancora sulla parallela per Maurizio,
costretto ad arretrare Giasson, Taborda, palla ancora per Maurizio, all'indietro per Giasson, Valtigno sul pressing di Calderolli, scarica ancora su Giasson dall'altra parte per Taborda, Taborda, Giasson, Valtigno non trova Varchi, la manovra della Luparense, ora Giasson prova a fare il break, c'è il grande recupero, un miracolo quasi difensivo da parte di Calderolli, aveva fatto tutto benissimo, Giasson aveva mandato per terra due avversari, poi la conclusione sul secondo palo dove c'era Maurizio, ma provvidenziale la diagonale difensiva da parte di Calderolli. Vale un gol questa diagonale di Calderolli, fantastica, chiede time out Bellarte, vede che la sua squadra è in un momento di difficoltà, la Luparense avevamo detto è più lucida, in questo momento riesce ad attaccare meglio, attenzione! Qui la conclusione di Taborda deviata in calcio d'angolo, una deviazione che aveva spiazzato Stefano Mammarella, buon per lui che la palla è terminata sul fondo in calcio d'angolo, dunque non nello specchio della porta, altrimenti se la sarebbe vista brutta, il portiere dell'Acque Sapone. Valtigno, Puzzolino mette in fallo laterale, 6 minuti e 11 secondi al termine, stiamo rivedendo la conclusione di Taborda che passa tra le gambe di Leitao e termina in calcio d'angolo. Ancora Taborda, Giasson, Maurizio, Giasson per Valtigno, pressato da Calderolli che stavolta va a commettere fallo su Valtigno, il quarto fallo commesso dall'Acque Sapone. Dal punto di vista tattico deve aprire il campo la Luparense, però deve fare attenzione a non fermare il pallone sulle parallele, perché Bellarte ha preparato tutti i raddoppi con palla rubata che possono essere attenzione fondamentali. La conclusione di Valtigno deviata in calcio d'angolo da Cuzzolino, anzi no, la palla poi deve aver carambolato, deve essere carambolata su un giocatore della Luparense perché viene assegnata la rimessa all'Acque Sapone e Massimiliano Bellarte approfitta per chiamare il suo time out. La nostra difesa è un mezzo, il nostro mezzo è quello di recuperare la palla per andare ad attaccare, non possiamo stare a difendere qua, anche perché la prima, la seconda... Oh! Caraglio! Va a difendere! Oh! La prima, la seconda, finta, poi andiamo a scivolare così, rischiamo di perdere delle azioni pericolose per andare a difendere e abbassare la difesa qua. Quindi cerchiamo di alzare la difesa, non deve essere una pressione fortissima, soprattutto su Onori, se lui prende la palla sai lì, non fa dover prendergli la palla per rubare la palla, vado per temporeggiare per chiudere il passaggio per andare con lui. In attacco, visto che loro stanno individuale forti sulla pressione, vorrei che comunque ci lasci la palla. E da questo lato, se c'è un falso pivot, se qua c'è Titi o c'è Leitao, c'è qualcuno rapido che può andare a prendere la palla. Voglio solo un blocco qua, lontano dalla palla. Cercate di andare a bloccare lontano dalla palla. Passate solo davanti, non fisico, solo davanti. Con quattro palle andiamo? Sì. Bene, bene, bene. Allora, giustamente non vuole la difesa bassa, sa che è un momento in cui la Luparense sta spingendo, vuole continuare a tenere alta la squadra, quindi vediamo intanto un paio di conclusioni pericolose da parte della Luparense per cercare di rubare il pallone e quelle famose transizioni che sono valse tre reti nei primi 10 minuti che sono praticamente il break fondamentale di questa partita. Dunque rimessa laterale in favore dell'Acque Sapone con Coco Smith che serve Mammarella, Calderolli spazza via il più lontano possibile, palla che termina sul fondo dall'altra parte del campo, ci sarà rimessa per Miarelli, Giasson, Ruben, ancora Giasson, apertura per Taborda che torna da Giasson, si fa vedere Maurizio. Giasson preferisce tornare ancora da Taborda, ora per Maurizio all'altezza della linea mediana del campo, porta a spasso il pallone in orizzontale, poi serve Ruben, lo scambio con Taborda, Ruben, Giasson affrontato da De Oliveira, la chiusura di Calderolli su Ruben, rimessa laterale in favore dell'Acque Sapone perché l'ultimo tocco è stato di Ruben, Calderolli, Cuzzolino,
cambia gioco, va a sinistra da Murillo Ferreira che torna ancora a destra, stavolta da Cuzzolino. Murillo Ferreira, De Oliveira affrontato da Giassone, il pallone per Cuzzolino. Calderolli esce bene dal pressing, l'acqua e sapone, allora ripiega la Luparense. Cuzzolino cerca sulla parallela De Oliveira, taborda, non può evitare la rimessa laterale che in favore dell'acqua e sapone, la batterà Calderolli al 16° minuto del primo tempo. Acqua e sapone in vantaggio 3-0. Calderolli di fronte alla panchina della Luparense, fa arretrare un po' il punto di battuta Francesca Muccardo. Il pallone ora per Cuzzolino, in lungolinea per De Oliveira, ancora Cuzzolino, Cuzzolino si porta il pallone in fallo laterale. Ora la rimessa è per la Luparense che ha bisogno disperato di un gol, quantomeno prima dell'intervallo. Il quinto fallo da parte di Cuzzolino, non è rimessa laterale ma il fallo commesso dall'acqua e sapone, e dunque Ruben per Giasson. Palla ora rubata in anticipo da Calderolli, Calderolli vuole andare alla conclusione, Giasson lo ferma molto bene, poi l'ultimo tocco di Calderolli, allora rimessa dal fondo già effettuata da Miarelli. Maurizio prova il break, ora la Luparense, Ruben affrontato da Cuzzolino, il pallone all'indietro per Giasson che apre il campo servendo Taborda, Taborda si accentra in verticale per Ruben, palla troppo lunga, la presa da parte di Mammarella è il quinto fallo, quello commesso dall'acqua e sapone per un blocco. Il pallone per Calderolli, la conclusione la tiene lì con le gambe Miarelli. E adesso io al posto di Musti tenterei tutti uno contro uno sulla parallela con giocatori veloci tipo Ruben o tipo Valtigno per tentare di subire il sesto fallo, che potrebbe essere uno dei modi di aprire questa partita. Però non dal centro come sta facendo Ruben, ma la palla è lenta, è macchinosa nella gestione, deve essere più rapida. E poi vedi, perdono l'ampiezza del campo giocando troppo stretti, e alla fine pagano dazio perché è più semplice la difesa da parte dell'acqua e sapone. Infatti Muzzi fa entrare Onorio al posto di Taborda, Onorio che andrà a provare proprio l'uno contro uno per guadagnare il sesto fallo che manderebbe al tiro libero la Luparense. Qui la deviazione con la schiena proprio del capitano degli Veneti, rimessa laterale in favore dell'acqua e sapone nella metà campo della Luparense al 17° minuto del primo tempo. 3:31 alla sirena dell'intervallo, il colpo di testa di Ruben per Onorio, farà attenzione Murillo Ferreira, Onorio accompagna Ruben a rimorchio, poi il pallone fermato da De Oliveira. Murillo troppo pigro nel passaggio per Coco Smith che riesce comunque a cavarsela, arriva De Oliveira, prova il lungo triangolo con Coco Smith che non va a buon fine, allora riparte la Luparense, ma c'è l'errore di Ruben, incitato comunque da Alessio Musti che ora è soddisfatto comunque del gioco dei suoi. Beh, cambiato atteggiamento della Luparense, qui veramente una scelta completamente sballata da parte di Ruben, c'era un 3 contro 1, devi avanzare e andare verso la porta e costringere il difensore a fare una scelta, invece lui l'ha fatta e l'ha fatta tra l'altro sbagliata. Coco Smith, De Oliveira con il tacco molto bene per Murillo Ferreira, un'occhiata dall'altra parte, sta arrivando a grandi falcate Leitao, allora Murillo Ferreira, si è fermato Leitao e dunque non può arrivare sul pallone che Murillo Ferreira aveva comunque recapitato al centro dell'area. Sì, sembra un po' stanca adesso la Luparense, l'acqua e sapone, ha un po' abbassato la fase difensiva come diceva Bellarte, e questo potrebbe essere un sintomo di stanchezza. Vedi come si raggruppa, però è quello che non vuole l'allenatore. Attenzione qui, una fiondata da parte di Valtigno, pallone sul fondo, rimessa per Stefano Mammarella. Stiamo rivedendo con il nostro Marco Spoletini. Qui non avrebbe potuto far nulla Mammarella se il pallone fosse stato indirizzato all'interno dello specchio della porta. Ruba palla a Valtigno sul rinvio da parte di Coco Smith. Taborda ci prova quasi da casa sua, palla respinta da Borruto. Certo non è con queste conclusioni che si può impensierire il portiere più forte del mondo. Onorio punta a Leitao, ancora Onorio, Leitao lo ferma molto bene in fallo laterale. Onorio l'avevamo visto anche sabato, è un momento proprio non perfetto di forma. Attenzione, questa palla pericolosa.
Valtigno alla conclusione, soltanto esterno della rete per lui, rimessa per Stefano Mammarella, non c'è stata deviazione, splendido il pallone di Onorio per Valtigno. Però abbiamo visto che è entrato un pallone centrale come non era mai entrato nei primi 18 minuti, segno evidente che c'è un po' di stanchezza nell'acqua e sapone dal punto di vista difensivo, è più larga, sono più larghe le maglie difensive della squadra di Bellarte. Borruto affrontato da Taborda, scarica il pallone su Coco Smith, ma la sfera termina in fallo laterale, rimessa effettuata da Onorio all'indirizzo di Taborda, apertura per Ruben, ancora Taborda, dall'altra parte per Onorio, fa vedere Valtigno, Onorio torna invece da Ruben a sinistra, ancora Ruben, rinuncia l'uno contro uno con Leitao, Onorio, Onorio su Coco Smith, scarica su Ruben, Ruben prova ad andare via a Leitao che lo ferma molto bene, Leitao in transizione, perde palla, Ruben allora contro Calderolli in campo aperto, ora ripiega l'acqua e sapone, Onorio, Onorio riesce anche a resistere al tentativo di fallo da parte di Coco Smith, poi Ruben in anticipo, ottimo su Leitao, e Onorio non riesce a controllare il passaggio leggermente troppo lungo di Ruben, ancora Luparense che dà segnali di risveglio. Servirebbe un gol alla squadra di Musti prima dell'intervallo, manca soltanto un minuto e 18 al termine. Bene in costruzione, male in conclusione alla fin fine, e poi lì Onorio poteva rallentare e subire fallo. Attenzione a Borruto. Borruto la conclusione, alta sopra la traversa, c'è stata anche la deviazione da parte di Miarelli e dunque calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone che sta tirando un po' il fiato dopo una partenza davvero a ritmi quasi folli nei primi 8-10 minuti. Qui stiamo rivedendo la parata con il petto in uscita di Mammarella, qui Miarelli in calcio d'angolo sullo smash da parte di Calderolli. Sì, ma una coordinazione perfetta, guarda, incredibile, bravo qui Miarelli, perché non era un pallone semplice, anche rimbalzato poco prima della linea di porta. Cuzzolino all'indietro per Stefano Mammarella, ancora Cuzzolino, una facilità di coordinarsi per il tiro al volo Calderolli, davvero impressionante. Qui non ravvisato un fallo su Borruto, allora Taborda per Valtigno, Cuzzolino che chiude in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la Luparense, rivediamo, sembra sul pallone l'intervento di Onorio che comunque colpisce anche Borruto, insomma siamo proprio al limite. Al limite la Francesca Muccardo ha ravvisato falli in quell'azione, poi è sfumata la possibilità per la Luparense di andare alla conclusione. Calderolli su Maurizio Cuzzolino, il tiro murato da Onorio, poi Maurizio, palla recuperata da Murillo Ferreira che mette in fallo laterale, verrà accumulato il fallo su Calderolli, aveva lasciato proseguire per il vantaggio Francesca Muccardo che ora fischia il fallo. Si è accesa improvvisamente la partita a 20 secondi dal termine. Qui, fallo di Maurizio su Calderolli abbastanza netto, però, giustamente la Muccardo ha fatto continuare perché il pallone era portato avanti dall'Acqua e Sapone, poi però c'è stata anche la ripartenza e poi quando il pallone è uscito giustamente ha segnato il fallo che ormai credo. Eccolo qua, lo stiamo rivedendo, il fallo di Maurizio, è il quarto della Luparense in questo primo tempo, ma mancano soltanto 21 secondi al termine e qui la squadra di Musti restituisce il pallone all'Acqua e Sapone con molto fair play a Sapone che aveva calciato la palla fuori perché c'era ancora Calderolli a terra, qui Cuzzolino. Comunque c'era anche un bel cartellino giallo lì perché il fallo era per niente simpatico, il fallo di Maurizio. Onorio, la conclusione quasi da centrocampo, murata da Murillo Ferreira, manca un secondo al termine di questo primo tempo. Vediamo se ci sarà il tempo per un tiro da parte della squadra di Musti. Chiama la distanza, Onorio viene contato da Lombardi. Protestano quelli della Luparense, ora Onorio chiede a Cuzzolino di restituirgli il pallone, ma insomma sì, manca soltanto però, insomma, un secondo al termine del primo tempo. Non c'era la distanza però, aveva ragione perché non c'erano i 4 metri lì. E dunque
si va negli spogliatoi con l'acqua e il sapone, avanti 3-0 sulla Luparense. Noi ci fermiamo per la pubblicità e torneremo tra poco ancora in diretta qui dal Pala Bruel. Nuovamente collegati in diretta con il Pala Bruel di Bassano del Grappa, siamo nell'intervallo di Luparense Acqua e Sapone, finale di Supercoppa Italiana. 3-0 il parziale del primo tempo in favore della squadra allenata da Massimiliano Bellarte, i gol di Leitao, De Oliveira e Schiocchet per il vantaggio dell'Acqua e Sapone, meritato, lo chiedo al presidente della divisione calcio A5 Fabrizio Tonelli. Una ottima gara, un bello spettacolo, un grande pubblico, ovviamente la squadra dell'Acqua e Sapone in vantaggio, però penso che sarà un secondo tempo tutto da vedere. Grande cornice di pubblico qui al Pala Bruel, gremitissimo per seguire la Luparense, insomma, che insegue il suo quindicesimo trofeo. L'Acqua e Sapone invece ha conquistato il suo primo titolo lo scorso anno a Pescara, la Coppa Italia, e ora l'appetito viene mangiando. È uno spettacolo, anche il pubblico che è numerosissimo, è un'organizzazione da campione d'Italia della Luparense, è uno spettacolo anche in campo grazie a due squadre, l'Acqua e Sapone e la Luparense, che hanno onorato l'anno scorso e anche quest'anno il campionato italiano e la Coppa Italia. Lo scorso anno con la finale scudetta è arrivata a gara 5, 5 sfide emozionanti, splendide, alla fine ha prevalso la Luparense, forse avrebbero meritato il titolo entrambe, può vincere uno solo, titolo comunque stramitato da parte della Luparense, l'Acqua e Sapone è uscita a testa alta e forse oggi vuole prendersi la rivincita proprio per quel titolo scudetto. Ma io penso che tutte e due vorranno vincere, vedremo un bel secondo tempo. Massimo. Beh, io credo, insomma, parliamo un po' della nazionale, adesso ci sono questi due test match con Polonia e Olanda a Montesilvano e poi le qualificazioni europee, insomma, abbiamo fatto un buon torneo in Kuwait facendo degli ottimi risultati, battendo l'Argentina che poi ha vinto il torneo, io, insomma, abbiamo provato dei giovani nuovi, interessanti, credo che stiamo facendo un buon lavoro. Adesso abbiamo questo test match con Olanda e Polonia, poi a gennaio con la Repubblica Ceca e poi andiamo in Serbia per preparare la qualificazione al campionato Europa, perché siamo campioni d'Europa ma bisogna qualificarsi, si parte sempre da 0-0, bisogna fare uno sforzo mentale, dimenticare il passato e avere fame per il futuro. Invece volevo fare una domanda, cambiando un po' il regolamento, c'è un italiano in più, cosa porterà questa tipologia di regolamento? Forse perdiamo un po' di spettacolo con uno straniero in meno? Ma probabilmente all'inizio sarà così, ma io penso che anche favorirà l'equilibrio del campionato, come si vede già da queste prime partite, consentendo anche alle squadre di A2 di competere. Cosa che effettivamente precedentemente era più complesso. Io penso che ci sia la necessità da parte di tutte le società della divisione di sforzarsi per far giocare in ogni ambito ragazzi giovani. Il giovane è il presente, il futuro di questa disciplina. In questo senso noi abbiamo fatto una regola che consente di mixare giocatori di esperienza, comunitari, extracomunitari e anche giocatori formati in Italia. Un bilancio sin qui della stagione dopo 6 giornate di campionato, questa Supercoppa. Come ti dicevo, la stagione è iniziata in Serie A con un grande equilibrio, lo dicevamo prima a microfoni spenti, questo ovviamente è un fatto estremamente positivo, a cui la divisione e io annetto grande importanza. Bisognerà trovare anche nel futuro, dal punto di vista tecnico, un maggiore stimolo per far giocare i ragazzi giovani. Abbiamo visto però queste neopromosse che si stanno facendo valere, solitamente faticavano molto negli anni scorsi, da cosa dipende secondo te? Penso dipende da un maggiore equilibrio tecnico in mezzo al campo, anche a livello di giocatori, perché ricordiamo che la Serie A2 e la Serie B è già da anni che ha una quota di formati in Italia pari al 50%, così come prevedono anche le regole nazionali, e questo ovviamente ha determinato per un periodo di tempo qualche difficoltà quando salgono il campionato.
A dicembre tornerà la Winter Cup alla seconda edizione, segno che insomma la prima ha avuto un riscontro positivo. Sì, è un'edizione più snella, forse di maggiore spettacolo, di grande intensità, così come la Coppa Italia. Io mi auguro che possiamo vedere delle bellissime partite, credo sicuramente di sì. Poi si concluderà con la Final Four, così come l'anno scorso. Grazie al presidente della divisione calcio a 5, Fabrizio Tonelli. Ora io prego il nostro Marco Spolettini di rimandare le azioni salienti di questo primo tempo, che vede l'Acque Sapone avanti 3-0. Ecco qua la prima conclusione in porta da parte di Calderolli con la parata a terra di Miarelli, poi il rinvio di Stefano Mammarella, l'anticipo di Onorio su De Oliveira, il tiro di Onorio in due tempi. Stefano Mammarella, inquadrato il capitano della Luparense, qui ci prova Murilo Ferreira, a questa pone che è partita con il sangue agli occhi e la bava alla bocca, davvero in transagonistica nei primi 10 minuti del primo tempo. L'Acque Sapone che qui trova il gol al sesto minuto con Leitao, un regalo di Jasson a Coco Smith che ne approfitta, apre molto bene a sinistra per il nazionale portoghese che infila il pallone sotto la traversa, prova la reazione con Jasson la Luparense, ma in porta c'è Stefano Mammarella che riesce a sventare la minaccia, poi Calderolli per De Oliveira, il gol del 2-0 al nono minuto, palla anche qui quasi all'incrocio dei pali, rimbalza sulle palle alla sinistra di Miarelli e si insacca in rete per il 2-0, ancora una palla persa stavolta da Onorio, l'azione avviata da Murilo Ferreira, palla per Leitao che trova dall'altra parte Schiocchette, al decimo minuto è 3-0 per l'Acque Sapone. La Luparense prova a riorganizzarsi dopo il time out chiesto da Alessio Musti e qui Onorio trova Stefano Mammarella pronto a respingere con i piedi il suo diagonale di destro. L'Acque Sapone poi che arriva al quinto fallo, la Luparense però non riesce a ottenere il sesto fallo che avrebbe mandato al tiro libero i veneti, e qui ancora una palla persa dalla Luparense con Murilo Ferreira che impegna Miarelli alla deviazione in calcio d'angolo da terra. Coco Smith, che inizialmente sembrava aver perso il pallone, riesce a servire Murilo Ferreira, dall'altra parte Valtigno, il suo diagonale di destro termina sul fondo, nulla da fare per la Luparense che non riesce a trovare quel gol che avrebbe voluto prima dell'intervallo massimo per poi giocarsi tutto per tutto nel secondo tempo. Comunque un margine, insomma uno svantaggio ancora ampiamente recuperabile per i campioni d'Italia. Ma se l'atteggiamento è lo stesso degli ultimi 6-7 minuti, la Luparense può ancora sperare sicuramente di colmare questo gap che lo divide dall'Acque Sapone. Staremo a vedere, perché sai, in queste situazioni quando ormai sei sbilanciato completamente in avanti potrebbe essere determinante un gol magari preso in ripartenza, un 4-0 magari chiuderebbe i giochi, perché a quel punto sarebbe costretto Musti a giocare col portiere in movimento. Allora insomma, sai, questo è uno sport strano, può succedere tutto. Il primo tempo ha detto una grande Acque Sapone per 15 minuti abbondanti e poi il Luparense che non ha segnato. È tutto pronto per il fischio d'avvio della ripresa, calcio d'inizio che viene battuto dall'Acque Sapone che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Murilo Ferreira per Borruto, Taborda in netto anticipo sul nazionale argentino, serve Onorio che va via con facilità a Leitao, Valtigno al centro per Ruben, l'ottimo recupero difensivo da parte di Borruto che mette il pallone in fallo laterale nei pressi dell'angolo. E qui Ruben ha perso il tempo, doveva partire in anticipo, invece ha aspettato e ha consentito il recupero di Borruto. Palla per Valtigno, la conclusione di Valtigno, Murilo Ferreira devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Luparense con Onorio, quando se ne sono andati solo 17 secondi nel corso della ripresa. Taborda, la conclusione, palla deviata da Borruto in fallo laterale. Lento qui Taborda, deve andare alla conclusione prima oppure riaprire il gioco. Valtigno all'indietro per Taborda, la palla per Onorio,
ancora Taborda, Ruben cambia ancora con Taborda, si gira verso la porta di Mammarella che però è distante per l'apertura per Valtigna. Valtigno che inciampa, allora Murillo ne approfitta per soffiargli il pallone, Leitao non trova Borruto, rimessa ancora in zona d'attacco per la Luparense. A questo Sapone che non ha ancora superato la metà campo avversaria in questa ripresa. Valtigno, cura Valtigno, tiene palla, prova l'apertura per Onorio, intercetta per un attimo Coco Smith, Valtigno rimedia al suo stesso errore, Onorio sull'auto di destra, va via Leitao, Mammarella ci mette una mano e devia in fallo laterale, ancora nei pressi dell'angolo, ne ha fatto asciugare il parquet da Giancarlo Lombardi, il secondo arbitro. E qui era stato bravissimo Valtigno a chiudere sul secondo palo, ma Mammarella ancora più bravo, che ha smanacciato, questo poteva essere un gol per la Luparense per riaprire la gara. È un momento difficile per l'Acqua e Sapone che si è schiacciata in fase difensiva, vuol difendere questi tre gol di vantaggio. La Luparense sta producendo il massimo sforzo in questo momento. Onorio, la battuta della rimessa per Taborda, murato in scivolata da Coco Smith. C'è ancora il parquet bagnato, fanno segno i giocatori. Stavolta gli arbitri non permettono l'ingresso dello spazzolone, ma lo chiedono a gran voce i giocatori di entrambe le squadre, e allora saggiamente gli arbitri permettono l'ingresso in campo dell'asciugatore. E qui Coco Smith e Taborda non se le mandano a dire, tra l'altro probabilmente quella murata sulla conclusione, poi le esultanze in faccia. Ha indispettito il numero 14 della Luparense. Onorio per Ruben, che torna dall'altra parte, ancora per Onorio. Onorio contro Borruto, si accentra, vuole il sinistro, nonostante una doppia deviazione Mammarella riesce a neutralizzare la conclusione del capitano della Luparense. Murillo Ferreira, palla per Leitao, affrontato da Ruben. Coco Smith, troppo lungo per Leitao. Leitao ha avuto un riflesso incredibile dopo il controllo difettoso, è riuscito ad eludere l'anticipo da parte di Ruben, che era pronto a soffiargli il pallone, aveva già l'acquolina in bocca Ruben. Qui intanto stiamo vedendo il pallone che passa tra le gambe di Murillo Ferreira, che devia verso la porta spiazzando Mammarella, che comunque si trova il pallone lì in mezzo alle gambe, lo blocca sul parquet. Valtigno ancora, il destro, palla sul fondo, conclusione molto simile a quella effettuata nel primo tempo da Valtigno. Ha allungato il passo qui, aveva una buona opportunità, Borruto era in ritardo e Coco Smith era rimasto dentro, poteva chiuderla meglio perché il movimento era stato perfetto, ha allargato troppo, l'ultimo passo troppo lungo, però la questa pone in difficoltà, qui il fallo nettissimo da parte di Mancone, si lamenta anche, da una spinta incredibile proprio davanti alla nostra postazione Ruben. Primo fallo della ripresa lo commette la Luparense con Ruben, una spinta su Murillo Ferreira, un'entrata in netto ritardo dell'ex giocatore della Lazio. Cuzzolino a tagliare tutto il campo per Murillo Ferreira, seguito da Ruben che chiude in calcio d'angolo e dunque si fa viva dalle parti di Miarelli per la prima volta in questa ripresa la squadra allenata da Massimiliano Bellarte, che sta conducendo 3-0. Noi siamo giunti al secondo minuto del secondo tempo, qui la conclusione di Leandro Cuzzolino col pallone altissimo che colpisce quasi il soffitto del Palabruel, ci sarà rimessa dal fondo per Miarelli. Adesso però la partita è cambiata, Luparense spinge molto, sì, in questo momento l'Acqua e Sapone regge anche perché ha un portiere straordinario come Mammarella, però bisognerà vedere in caso di una segnatura l'atteggiamento psicologico della squadra di Bellarte. Ruben, palla per Valtigno che scivola, allora perde l'attimo, Murillo Ferreira chiude in fallo laterale, rimessa per la squadra campione d'Italia con Ruben all'indietro per Taborda, apertura per Onorio, Onorio punta a Borruto, Onorio all'altezza della linea laterale, Taborda, Onorio, triangolo che non si chiude per la deviazione di Borruto, poi palla che arriva innocua tra le braccia di Mammarella che serve ancora a Borruto, Borruto
perde palla un po' pigro in questa circostanza. Allora la Luparense con Ruben Valtigno all'indietro per Taborda, che si era addormentato, non aveva seguito l'azione all'altezza della linea mediana del campo. Taborda ancora, ricevuto con la suola da Ruben Valtigno. Taborda perde l'attimo per la conclusione, poi la effettua, respinta da Stefano Mammarella. Ancora Taborda all'altezza della linea mediana del campo, recupera il pallone, lo lascia con la suola a Ruben. Ruben sulla parallela per Valtigno, il fallo di Cuzzolino su Ruben. Calcio di punizione in favore della Luparense e primo fallo anche per l'Acque Sapone in questa ripresa. L'atteggiamento troppo prudente da parte di Taborda, che non supporta l'azione offensiva ancora. Taborda, il tiro deviato in calcio d'angolo da Borruto. Arriva Ruben, murato da Calderolli. Ora c'è un 2 contro 1 in contropiede dell'Acque Sapone, non sfruttato da Cuzzolino. Leggermente impreciso il passaggio di Calderolli. Squadre lunghissime. Adesso Onorio fermato, Taborda alimenta l'azione offensiva della Luparense servendo Giasson. Valtigno fermato in fallo laterale da Murilo Ferreira. Cambi nella squadra dei Musti, i primi 4 minuti e mezzo, 3 minuti e mezzo la squadra ha dato veramente tanto, adesso vuol tenere alto il ritmo, ci prova Giasson qui. Palla sul fondo, conclusione con l'esterno sinistro del campione d'Europa. Rimessa dal fondo per Stefano Mammarella, va a terra qui De Oliveira, il fallo di Giasson all'altezza della linea mediana del campo sull'out di sinistra del fronte offensivo dell'Acque Sapone, secondo fallo della Luparense in questo secondo tempo, se ne sono andati 3 minuti e mezzo, poco più. Acque Sapone sempre avanti di 3 reti. Cuzzolino di prima per Murillo Ferreira, l'anticipo provvidenziale per la Luparense da parte di Onorio. Valtigno, arrivata a rimorchio, Onorio al centro, ignorato da Valtigno, che cerca invece Maurizio nel cuore dell'area di rigore dell'Acque Sapone. C'è la chiusura in calcio d'angolo da parte di De Oliveira. Sempre sbagliato l'ultimo passaggio, la scelta finale, qui Onorio bene, però poi dopo perdono troppo tempo, soprattutto Valtigno non scarica il pallone e non consente lo sviluppo offensivo dell'azione. Maurizio scambia con Giasson, ancora il fraseggio tra i due ex giocatori della Cogianco. Onorio per Maurizio, Giasson prova a tornare da Maurizio, ha capito tutto Calderolli che ruba palla. Murillo Ferreira, De Oliveira, Cuzzolino, Calderolli lancia a tagliare il campo a servire Murillo, che però pasticcia con il pallone. Giasson glielo ruba per un attimo, ma Murillo lo recupera a sua volta. Ora De Oliveira, Cuzzolino, arriva a grandi falcate sull'out di destra, poi la sua conclusione con il sinistro termina sul fondo. Rimessa per Miarelli al 5° minuto della ripresa. Sai, è quello poi che dicevo prima, tu spingi, non segni, poi la prima occasione magari ti fanno anche il quarto gol e chiudono la partita. Deve fare attenzione alla Luparense, deve concretizzare questa superiorità che ha sviluppato negli ultimi 5 minuti del primo tempo. E funziona. Il Ruben, il fallo di Toko Smith, dovrebbe il giallo per l'avversario Ruben, e arriva il cartellino giallo per Toko Smith, un fallo non cattivo ma tattico, giustamente punito da Francesca Muccardo. 2-2 il conto dei falli in questa ripresa. Giustissimo qua, perché lui ha perso il tempo, lo trattiene vistosamente per la maglia, era centralmente, era un'azione pericolosa, fallo tattico, calcio di punizione è giusto e ammonizione giusta. Due ammoniti sin qui entrambi dell'Acque Sapone, Borruto al 5° minuto del primo tempo e ora Toko Smith al 5° minuto della ripresa. Calcio di punizione da posizione centrale ma distante dalla porta difesa da Stefano Mammarella, che ora piazza la barriera. C'è De Oliveira al limite dell'area di rigore, unico uomo in barriera. Fischia Lombardi, parte Onorio, il sinistro con il pallone che viene deviato in calcio d'angolo da Schiocchetto. Ha calciato fortissimo, però ancora una volta vedi la posizione del giocatore sul palo è fondamentale per non prendere gol. Onorio alla battuta del calcio d'angolo per Giasson, l'anticipo di Calderolli, poi di controbalzo Ruben spara alle stelle, Mammarella ha già visto Schiocchetti, il colpo di testa di Miarelli in uscita fuori dalla propria area, gli applausi del Palabruel per questa uscita di Michele Miarelli, rimessa
laterale, dice la Muccard, non rimessa dal fondo come avrebbe voluto Mammarella, va Schiocchetta alla battuta. Vorrebbe la distanza, Schiocchetta gliela accorda la Muccardo. Il rinvio con il colpo di testa di Giasson, non gli ha chiamato il pallone Miarelli. Poi De Oliveira guadagna una rimessa in favore dell'Acqua e Sapone nella metà campo della Luparense. Se ne sono andati 5 minuti e 2 secondi in questa ripresa. Coco Smith, Calderolli, il tunnel su Maurizio che però gli porta poi via il pallone. Taborda, un controllo difettoso, diventa un retropassaggio per Giasson, ancora Taborda. Giasson si affaccia a sinistra a Ruben che poi si sovrappone, Taborda copre l'uscita del pallone De Oliveira perché la rimessa è in favore dell'Acqua e Sapone. Si sta un po' smorzando l'attacco della Luparense in questo secondo tempo, sta riprendendo forza e vigore l'Acqua e Sapone. De Oliveira ricevuto da Calderolli, il pallone per Schiocchetta, all'indietro per Mammarella, Coco Smith a tagliare tutto il campo, arriva Schiocchetta sul pallone, la sua conclusione in spaccata, Miarelli riesce a mettere in calcio d'angolo nonostante il tiro di Schiocchetta, intendeva prendere in contropiede il portiere della Luparense che ha un ottimo riflesso. Maurizio però drammatico nella rincorsa, proprio lentissimo, ha perso il tempo, non è proprio in condizioni ottimali. Giasson appostato sul secondo palo in anticipo su Schiocchetta, sulla conclusione di Calderolli. Ancora Calderolli per De Oliveira. Calderolli, Schiocchetta, l'autore del gol del 3-0. Il rinvio di Mammarella. De Oliveira mette giù. Poi attende il rimorchio di Schiocchetta che calcia malissimo con la punta di sinistro. Palla alta sopra la traversa. E qui però determinante ancora una volta Giasson che è riuscito a sporcare il pallone. Baltigno, Taborda, Maurizio, ancora Taborda, Ruben prova a girare De Oliveira, poi gli mette il pallone in fallo laterale. L'ultimo tocco dell'ex giocatore dell'Asti, dunque la rimessa laterale in favore della Luparense al settimo minuto. C'è anzi il fallo fischiato a De Oliveira, poi qui invece il fallo di Baltigno. Cartellino giallo anche per lui, fallo su Calderolli, 3-3 dunque il conto dei falli. È una diversa reattività da parte dei giocatori, hai visto con che reattività Calderolli ha capito, intuito che questo passaggio orizzontale poteva essere rubato, è andato subito a catturare il pallone, ha guadagnato un fallo, è diverso proprio l'atteggiamento fisico anche. Io dico che la Luparense ha due giocatori fondamentali come sono Onorio, che è fondamentale anche per la nostra nazionale, e Maurizio, che non sono in condizioni ottime, mentre l'Acqua e Sapone sembra una squadra che sta meglio fisicamente in questo momento oltre che mentalmente. Colpo di testa di Taborda, Ruben, Maurizio supera la linea mediana del campo, elude l'intervento di Schiocchetta, poi arriva rimorchio Taborda dall'altra parte, non se la sente di calciare, la conclusione di Maurizio che fa tutto benissimo e trova il calcio d'angolo per l'intervento di Stefano Mammarella che toglie il pallone dall'incrocio dei pali. Rivediamo. È la prima azione decente di Maurizio, ancora una volta Mammarella strepitoso con una mano tira proprio fuori il pallone dalla porta. Maurizio, Taborda al volo, palla alta sopra la traversa, era difficile tenere basso questo pallone. Rimessa per Mammarella. Bisogna dare atto a Mussica, ha tentato in tutte le maniere di recuperare dal punto di vista dei quartetti, ha cercato di farli ruotare in tutte le maniere. Qui Miarelli prende con le mani il pallone, non era un retropassaggio volontario quello di Maurizio che ora riceve la palla da Valtigno, apre per Ruben che supera la linea mediana del campo, punta De Oliveira, ancora Ruben all'indietro per Taborda, Maurizio affrontato da Schiocchette, torna da Taborda, Maurizio dall'altra parte per Ruben che arriva in ritardo sul passaggio del compagno. Qui intanto rivediamo con Marco Spoletini, come sempre puntualissimo nella sua regia, ci mostra nuovamente il retropassaggio involontario di Maurizio per Miarelli, dunque hanno fatto bene gli arbitri
a non fischiare l'infrazione alla Luparense. Ma mancano ancora 12 minuti e mezzo che possono essere determinanti, però fino a questo momento perfetti i due arbitri, bisogna segnalarlo. Bene, bene, sempre molto vicini all'azione, sempre attenti. Eh sì, Borruto all'altezza della linea mediana del campo, scambia con Leitao. Murilo Ferreira, ancora Borruto dal cerchio di centrocampo, Murilo. Murilo si va a complicare la vita, non c'è fallo di Valtigno su Murilo, l'uscita di Stefano Mammarella sulla tre quarti in anticipo su Valtigno. Penso che abbia ragione l'arbitro, secondo me ha allargato la gamba per andare a cercare il contatto Murilo Ferreira in questa occasione. Poi se avremo occasione li vedremo. Taborda all'indietro per Ruben. Ancora Taborda, cerca e trova Onorio, aggredito da Borruto. E Miarelli può fare ancora una volta su il pallone con le mani, che l'ultimo tocco era stato di Borruto. Onorio, Onorio vince un contrasto al centro, Ruben e il gol della Luparense che riapre la partita al nono minuto del secondo tempo. Ruben arringa il pubblico del Balabruel. E qui ha fatto bene Onorio in un'azione personale, poi è riuscito a mettere il pallone dentro per la prima volta. Sorpresa la difesa dell'Acqua e Sapone, vediamo qui, perde il contrasto Borruto, qui un po' morbido, però è bravo Onorio a mettere dentro il pallone e da lì Ruben non può proprio sbagliare. E vediamo se questo gol cambia l'atteggiamento tattico della partita, una partita che fino adesso l'Acqua e Sapone aveva controllato perfettamente, qui Mammarella non può nulla in controtempo. Qui è Murilo Ferreira che cerca il contatto con Valtigno, dunque hanno visto bene gli arbitri. Poteva stare anche la simulazione per Murilo Ferreira, poi l'uscita di Mammarella comunque ha tagliato la testa al toro, ha rimediato la situazione per l'Acqua e Sapone. La Luparense però è riuscita ad accorciare al nono della ripresa per l'esattezza dopo 8 minuti e 19 secondi con Ruben al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato sempre qui al Palabruel sabato contro il Rieti, il gol che aveva sbloccato quella gara poi vinta 3-2 della Luparense. Ora l'Acqua e Sapone in transizione con Cuzzolino, la conclusione in diagonale sul servizio di Borruto, trova una deviazione in calcio d'angolo, prova a reagire l'Acqua e Sapone dopo aver subito la prima rete in questa gara. Non vuole ora schiacciarsi nella propria metà campo la squadra di Massimiliano Bellarte. Cuzzolino alla rimessa laterale nella metà campo della Luparense. Commetterebbe un gravissimo errore abbassando la difesa l'Acqua e Sapone, deve continuare ad andare su sicuramente a pressare. Se si fa schiacciare poi alla fine le occasioni la Luparense le trova anche qui campo aperto. Onorio, Onorio. La conclusione di Onorio, esterno della rete, si infuria Mammarella. Si infuria perché campo aperto, campo aperto. Onorio non sarà in condizioni, ma è un giocatore strepitoso qui. Va a cercare la conclusione, c'è time out, giustamente, richiesto da Bellarte perché la squadra è in difficoltà psicologica. Time out chiesto da Bellarte, Mammarella si è infuriato con Murilo Ferreira che era un po' in ritardo nel recupero dopo l'azione offensiva. Come facciamo a giocare così? Okay. È impossibile. Non è possibile però che non ha fischiato e dobbiamo prendere gol perché ci dobbiamo lamentarci. Dobbiamo essere forti, oh, tornare indietro. Non ci ha fischiato, niente, torniamo indietro. Le uscite di pressione, i giocati devono essere il pane. Perché comunque dobbiamo sfruttare la foga, loro devi toglierci la palla. Per non prendere fallo, per non subire fallo. Qua in mezzo voglio uno, due tocchi al massimo, due tocchi se devo cambiare, se devo cambiare lato, un tocco se devo rimettere. E dal lato opposto voglio che dobbiamo correre. Non stiamo correndo, sia in difesa non stiamo dando pressione, sia in attacco, siamo sfiduciati. Andiamo cazzo! Oh, dai, ce l'abbiamo sto cazzo del congelo, non la spieghiamo, non la spieghiamo! Dai, dai, dai! Hai visto, la spinta viene proprio da Mammarella, che è il più convinto, più cattivo dal punto di vista psicologico. La squadra un po' stava cedendo, però francamente nel momento del gol aveva ripreso in mano un po' la situazione l'Acqua e Sapone, perché i primi 4-5 minuti ha sofferto molto di più. Questo gol cambia la psicologia della partita,
ci vuole forza mentale in questo momento e soprattutto sacrificio da parte degli uomini di Bellarte, e devono correre soprattutto per, vedi, per muovere il pallone e mandare fuori tempo la pressione della Luparense. Murillo Ferreira prova il numero su Taborda che lo ferma in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la Luparense mentre ci abbiamo verso la metà del secondo tempo. 3-1 in favore degli ospiti. Cuzzolino, il tiro deviato da Giasson in calcio d'angolo. È comunque una bellissima partita, una bellissima Supercoppa, le due squadre si danno battaglia e cercano tutte e due di vincerla senza difendersi, attaccando a sprombattuto. Palla per Mammarella, Borruto, Leitao, Cuzzolino, il rinvio di Cuzzolino, palla sul fondo dall'altra parte del campo, Miarelli affretta la rimessa, Taborda, Giasson, Taborda fa sentire ancora anche con i tamburi il pubblico del Palabruel, Valtigno, Taborda, Giasson si gira, la conclusione, Cuzzolino mura in fallo laterale, la conclusione del campione d'Europa Giasson, Taborda, finta il tiro, serve Valtigno, uno contro uno con Murillo Ferreira, apertura per Onorio, ancora Taborda, vuole il destro, lo finta, ma con il sinistro, palla sul fondo, non distante dal lato alla sinistra di Mammarella. Non riesce ad uscire più, l'acqua sapone, non riesce a venire a pressare alta. Allora diventa fondamentale in questo momento il possesso palla, soprattutto il giro palla, a giocare a due tocchi per far saltare la pressione della Luparense che tenterà il tutto per tutto. Mammarella per Leitao, Calderolli, Coco Smith, gli mette le palloni nel fallo laterale in pressione Onorio, Coco Smith alla rimessa, che Sapone prova ora a rallentare un po' il ritmo della Luparense guadagnando qualche secondo sulle rimesse, il rinvio di Mammarella, il colpo di testa in netto anticipo di Taborda su Borruto, Mammarella, Leitao, 3-3 il contro dei palli in questa ripresa, siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 9 minuti e 34 secondi allo scadere. Tanto, molto, tantissimo, Luparense ha tutte le opportunità di recuperare questa partita, soprattutto deve tentare psicologicamente di mettere in difficoltà l'acqua e sapone, e fino a questo momento ci sta riuscendo. Giasson ha scambiato con Ruben, appena entrato al posto di Taborda, Onorio per Giasson, lancio per Onorio da parte di Giasson, ha rubato palla all'acqua e sapone, qui Valtigno provvidenziale per la Luparense in chiusura, un altro errore da parte di Ruben, il fallo di Onorio su Calderolli, quarto fallo della Luparense in questo secondo tempo. Questo pesante, pesante questo fallo, non so quanto ci fosse, era proprio molto vicino qui da Moccardo, ma insomma tutto sommato credo che poteva anche evitare di fischiarlo. Rimessa laterale in favore della Luparense nella propria metà campo con Maurizio appena entrato, il pallone per Giasson, Onorio attende il rimorchio da parte di Maurizio, trova la rimessa laterale per l'intervento di Borruto, con lo stesso Onorio la effettua all'indirizzo di Giasson, dall'altra parte per Ruben, Ruben contro Coco Smith, lo scarico su Giasson che ha visto Maurizio, il pallone è per lui, Maurizio riesce a controllare ma non bene e dunque si porta la palla oltre la linea laterale e ci sarà rimessa per l'acqua e sapone. È ancora un controllo sbagliato da parte di Maurizio, addirittura un pallone che è scaraventato fuori, è un momento difficile, bravo Borruto che si sta sacrificando tantissimo in fase difensiva. Ruben, Giasson, Ruben, Giasson e Maurizio, prova a chiudere il triangolo con Giasson che però si era fermato, dunque rimessa laterale per l'acqua e sapone, non è il caso Giasson neanche con un monopattino sarebbe potuto arrivare sul passaggio di ritorno del compagno.
qui Poco Smith mette direttamente in fallo laterale sulla pressione della Luparense. Ruben per Maurizio, ancora Ruben, Giasson, sto a vedere Onorio, Giasson va da Maurizio, ancora Giasson, ora per Onorio, per Ruben lungo, Onorio preferisce passare per i piedi di Giasson che serve Ruben, ancora l'ex Cogianco, palla per Maurizio, Giasson, Ruben non riesce a controllare l'ex giocatore della Cogianco e della Lazio e dunque c'è rimessa in favore dell'Acque Sapone, della Cogianco e del Pescara. Scusate, qui Calderolli, Cuzzolino, la conclusione, arriva Onorio, il tiro sarebbe terminato ampiamente sul fondo ma avvia subito la ripartenza della Luparense il capitano Onorio, poi Ruben per Giasson, ora per Onorio che riesce a girarsi verso la porta, poi scarica su Ruben, Onorio in sovrapposizione, Ruben, la palla per Maurizio, svirgola la conclusione, stava per diventare un passaggio anche interessante per Ruben, rimessa laterale in favore dell'Acque Sapone. Qui stiamo rivedendo l'azione precedente dell'Acqua e Sapone. L'intervento di Onorio è stato invece provvidenziale per la Luparense perché il tiro di Cuzzolino era destinato sul fondo ma c'era Calderolli pronto a trasformare quella conclusione sbagliata in un prezioso assist. Cresciuto molto Onorio anche se qui sbaglia. La conclusione di De Oliveira in transizione, palla sul fondo, Onorio messo KO da Calderolli che si è subito scusato con il capitano della Luparense. Hanno lasciato proseguire gli arbitri, non hanno visto falli. Era palla lontana, era per cui probabilmente seguivano l'azione gli arbitri. Lo ha visto però il nostro Marco Spoletini, stiamo rivedendo anche noi ora lo scontro tra Calderolli e Onorio, un fallo sicuramente non cattivo, insomma ci poteva stare, insomma. Sì, era blocco. Ha fatto scientificamente per far lanciare la ripartenza al compagno. Eh sì, invece qui c'era un fallo in favore dell'Acqua e Sapone e poi Onorio sul capovolgimento di fronte ha colpito la parte esterna della rete. Mammarella si infuria con Murillo, poi abbiamo sentito anche nel time out dell'Acqua e Sapone anche il tecnico Bellarte dire giustamente a Murillo Ferreira di non fermarsi anche se gli arbitri non gli fischiano un fallo che c'era. Sì, ma insomma questa velocità, questa intensità, questo agonismo è difficile insomma che tu possa indovinare tutte le scelte. Maltinio prova a mettere al centro, Murillo Ferreira si sacrifica in scivolata, mette in calcio d'angolo e allora c'è time out per Alessio Musti. Vediamo come, allora all'inizio vediamo come la difendono. Non dobbiamo affondare la prima. Facciamo i primi 40-50 secondi, gestiamole, vediamo come escono. Soprattutto li facciamo stancare, li spostiamo. Quindi non cerchiamo con fretta la soluzione. Baltigno, lavoriamo sempre così, con Maurizio che è il portiere. Giasson, Umberto. Sotto mettiamo Pablo e qua mettiamo Ruben. È meglio mettere qua il nero. Aspetta, sì, posso dire come metto qua. Posso cominciare qua, poi vediamo come li prendono qua, tu io là. Sì. L'importante è che non forzate, che attenti a fare questo passaggio se c'è Borruto. Attenti a tagliare. Oh, hai visto Ruben? Attenti a tagliare questo passaggio se c'è Borruto che lo vengono a rompere. Il primo minuto, facciamo tac. E loro si stancano, dopo c'è inizio a entrare. Qua? Sì. E dunque ha preparato il portiere di movimento Musti quando mancano 6 minuti e 50 secondi al termine. Entrerà Maurizio al posto di Miarelli come portiere di movimento con la Luparense che deve provare a rimontare due reti all'Acque Sapone per trascinare quantomeno la gara
ai tempi supplementari. Calcio d'angolo in favore dei campioni d'Italia, lo batte Valtigno all'indirizzo di Onori, ma non aveva andato ancora all'ok Lombardi, non aveva fischiato e dunque va ripetuta la battuta di questo corner. Però il tempo è partito. Sì, si è mangiato 2 secondi il cronometro. Ancora la battuta di Valtigno con Lombardi, che dice ancora al numero 15 della Luparense che non aveva fischiato, ora si può procedere. Maurizio, Giasson, Onorio, Valtigno. Palla per Giasson, si lamentano quelli dell'Acqua e Sapone perché hanno visto partire il tempo in ritardo, non si erano accorti però come invece aveva fatto Massimo Ronconi, che prima il cronometro si era mangiato 2 secondi e dunque il cronometrista, che è Stefano Mezzatri, giustamente ha poi avviato in ritardo la ripresa del cronometro appunto per recuperare quei 2 secondi. Ma loro non lo sanno perché stanno in trance agonistica e protestano giustamente dal punto di vista loro. Giasson, Valtigno, Giasson, Ruben, Maurizio, ancora Giasson, Onorio, proprio con il portiere di movimento la Luparense è riuscita a vincere a 30 secondi dallo scadere contro Rieti sabato scorso con il gol firmato da Giasson, ora in possesso di palla e apre per Maurizio. Portiere di movimento della Luparense scambia ancora con Giasson, Ruben, Giasson, Maurizio, i due sono stati compagni di squadra e nella Coggianco e nel Pescara lo scorso anno. Giasson ricevuto da Onorio, Ruben per Valtigno, ancora Ruben, finta il passaggio per Valtigno, torna da Giasson, Onorio, Onorio la conclusione, Mammarella in due tempi e poi serve Leitao. Valtigno con un grande recupero riesce a coprire il pallone, la rimessa dal fondo effettuata dallo stesso Maurizio, non è neanche rientrato Miarelli. Onorio, Giasson, Maurizio guadagna la metà campo dell'Acqua e Sapone per poter giocare il pallone. Ruben, Giasson. Finora benissimo il giro palla veloce della Luparense, benissima anche la fase difensiva dell'Acqua e Sapone. Vedremo chi avrà la meglio, perché in questo momento l'Acqua e Sapone è ancora a birra e riesce a ruotare molto bene. Ruben all'indietro per Giasson, ancora Ruben, ha visto nell'angolo Valtigno ma ancora una volta non si fida di dargli il pallone. Ruben ora per Valtigno, Leitao ruba palla, murato da Ruben, Miarelli rientra tra i pali al posto di Giasson. E rimane in pressione alta la Luparense, deve recuperare il pallone, il tempo ormai è un alleato dell'Acqua e Sapone, devono cercare di perderne il meno possibile i giocatori della Luparense. Il rinvio di Mammarella per Borruto che addomestica il pallone, serve Murillo Ferreira, poi arriva il gol da parte di Calderolli, il gol del 4-1 al 16° minuto del secondo tempo, viene anche cumulato il fallo ai danni di Murillo Ferreira ed è dunque anche il 5° fallo della Luparense, che dovrà giocare in questi 4 minuti e 23 secondi con la spada di Damocle dei 5 falli. E qui saggiamente i direttori di gara hanno lasciato proseguire perché c'era una possibilità di vantaggio dell'Acqua e Sapone, che infatti l'ha sfruttata con il gol di Calderolli dopo 15 minuti e 37 secondi. Nuovo vantaggio di 3 reti per l'Acqua e Sapone. E qui permettimi di dire che il pezzo di bravura l'ha fatto il signor Lombardi di Roma, che è stato bravissimo. Leitao, la conclusione, il gol del 5-1 dalla lunga distanza, non perdona Leitao e firma il gol del 5-1 alla doppietta personale, proprio come nella finale di Coppa Italia dello scorso anno contro la Lazio, doppietta per il nazionale portoghese, un gol che rischia di tagliare le gambe definitivamente alla Luparense. Ma penso proprio di sì, anche il quarto già era definitivo, perché psicologicamente dal punto di vista mentale distruggeva proprio i sogni della Luparense di recuperare la partita. Il quinto penso che li metta proprio sotto terra ormai.
e bisogna anche ammettere che ha giocato una grande gara all'Acqua e Sapone, meritando di vincere e prendendosi una grande rivincita, perché perdere il campionato, lo scudetto in casa, la quinta proprio davanti al proprio pubblico, oggi qui ha dato una grande dimostrazione di forza a una squadra che si è ritrovata dopo un inizio molto molto difficile. E comunque ha giocato tatticamente bene e la cosa più sorprendente è che ha fatto benissimo la fase difensiva la squadra di Bellarte. La borda per Giasson, Ruben, Giasson, Taborda, l'angolo per Maurizio, ancora Taborda per Maurizio, la conclusione deviata in calcio d'angolo, 3 minuti e 11 secondi allo scadere, viene asciugato il parquet su indicazione del primo arbitro Francesca Muccardo. A quel Sapone davvero vicinissima al suo secondo trofeo dopo la Coppa Italia conquistata lo scorso anno a Pescara in finale contro la Lazio. Secondo trofeo della storia sarebbe per la società abruzzese e la prima Coppa Italia, la prima Supercoppa in Abruzzo. Finora l'Abruzzo né col Pescara né con il Montesilvano né con l'Acqua e Sapone ha mai conquistato questo trofeo, che vede di fronte i campioni d'Italia e i detentori della Coppa Italia. Ancora però prova la Luperenze, non molla, però guarda Borruto, ruba il pallone. Borruto ruba il pallone a Giassone, lo riposita in rete per il 6-1. Gioco partita incontro al 18° del secondo tempo per l'Acqua e Sapone. Qui l'aveva pure detto, attenzione che Borruto viene a rubare il pallone, e ha fatto proprio quello, ha rubato il pallone specialista, poi ha messo dentro a porta vuota. Grande partita da parte di Borruto, che oggi ha dato un grande segnale proprio ai compagni, ha difeso, ha sofferto, ha giocato per la squadra, lui che può giocare anche in maniera individuale, oggi ha dato una risposta importantissima a tutti quanti, a tutta la società. Attenzione qui, ancora le dao da lontano che ha l'opportunità qui. Forse c'era un fallo di Leitao da rigore ai danni di Ruben in piena area, ormai conta poco perché l'Acqua e Sapone avanti di 5 reti, lo stiamo rivedendo. L'intervento falloso di Leitao su Ruben, non a giudizio di Lombardi che era lì a due passi. Anche a giudizio mio, non era calcio di rigore perché lui è fermo e poi si lancia avanti con le due gambe, comunque non cambia il termine della questione, è un 6 a 1 abbastanza pesante. Taborda la rimessa laterale, 2 minuti e 27 al termine, Ruben per Baltigno dall'altra parte per Taborda, il tiro deviato in calcio d'angolo da Stefano Mammarella. Continua a spingere la Luperenze, che però rinuncia adesso al portiere di movimento per non rischiare di subire una goleada. Qui Borruto, finta il passaggio per Schiocchetti, poi prova a fare tutto da solo ma si porta il pallone oltre la linea di fondo dopo un controllo difettoso. Partita che ormai ha poco da dire, bene ancora la fase difensiva da parte del dell'Acqua e Sapone, lapsus freudiano, ho visto i giocatori ex Montesilvano ormai. Comunque grande prestazione della squadra di Bellarte. Eh sì, che conquista dunque il secondo titolo della sua storia. E parlavi di ex giocatori del Montesilvano, sono Mammarella, Cuzzolino, Calderolli e Borruto, che raggiungono Caputo e diventano gli unici giocatori insieme appunto a Caputo ad aver vinto tutto, lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la UEFA Futsal Cup. C'è riuscito anche Nicolino Troilo, il dirigente accompagnatore dell'Acqua e Sapone, ex Montesilvano anche lui. Ma hai detto poco, hanno vinto praticamente tutto quello che c'è da vincere. È clamorosa questa squadra, ha un carattere veramente incredibile, questi giocatori che poi fanno un po' anche la fortuna dell'Argentina, i Borruto, i Cuzzolino, anche i Taborda, gente che sta lì col cuore a giocare,
partita che, insomma, vedi, partita che non è finita ancora, giocano ancora fino all'ultimo istante. Qui viene fischiato il quinto fallo. L'altro che è riuscito nel grande slam, cioè nel vincere tutto quello che c'è da vincere, è ovviamente Fulvio Colini. Poi tra l'altro ha vinto con tutte le squadre in cui è andato, con quasi tutte, per cui ha fatto davvero molto molto bene Fulvio Colini. Però ormai Colini fa parte del Pescara e sta portando avanti un grande discorso lì, una squadra che sta crescendo a vista d'occhio e che sarà sicuramente molto pericolosa in vista delle finali sia di Coppa Italia che dello scudetto. I Lombardi va ad allontanare Taborda, un po' di scintille tra Taborda e Calderolli. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Massimo, il migliore in campo di Rai Sport per questa Supercoppa. Hanno giocato bene tanti, veramente. Borruto, ha parato bene Mammarella, Leitao due gol. Io do il mio premio a Calderolli, che secondo me è un giocatore che straordinario, fa tutte e due le fasi ed è stato determinante nei momenti difficili dell'Acqua e Sapone, e poi ha chiuso la gara nel momento in cui c'era bisogno di chiuderla. Un giocatore straordinario, un giocatore che farà bene anche con la nazionale italiana. Adesso, ho visto che è stato convocato, ha giocato, insomma, ecco, lo vediamo qui inquadrato grazie al nostro Spoletini. E dunque il Veneto, dopo 8 successi di fila in Supercoppa, si arrende all'Abruzzo, che non aveva mai conquistato questo trofeo. Luparense aveva vinto le ultime due edizioni lo scorso anno a Conegliano nel derby con la Marca, e due anni fa contro l'Asti, due stagioni fa, ai calci di rigore nella finale di Padova. Qui il pallone che termina sul fondo, ormai mancano 30 secondi al termine, inquadrato Ruben. Dunque, che Calderolli contrasto, migliore in campo per questa Supercoppa. Ancora il contrasto a 30 secondi dalla fine, Massimo, rimarcavi. E rimarcavo quello, perché una partita chiusa 6-1, magari lo fai calciare, invece Calderolli andava lì aggressivo, come se fosse una partita da 0-0, a pochi secondi dal termine, un contrasto incredibile con Ruben, che ha avuto la peggio chiaramente. Ruben sta per scadere il tempo, un secondo, e arriva ora la sirena. Dunque l'Acqua e Sapone batte 6-1 la Luparense al Palabruel di Bassano del Grappa e si aggiudica la Supercoppa italiana, conquista il secondo trofeo della sua storia dopo la Coppa Italia. A questa Sapone, che ha perso lo scorso anno la finale scudetto solo a gara 5 proprio contro la Luparense, l'esultanza di Massimiliano Bellarte e anche quella dei giocatori dell'Acqua e Sapone, squadre che ora si riuniscono al centro del campo insieme ai quattro arbitri. Dunque Acqua e Sapone che quest'anno, come ricordava Massimiliano Bellarte prima della partita, ha giocato tutte le finali ad eccezione di quella di Winter Cup, comunque dei tre trofei storici, Coppa Italia, campionato e Supercoppa, ha ottenuto due successi, ha perso soltanto, come dicevamo, a gara 5 la finale scudetto, e quest'anno dopo una partenza difficile ha contribuito anche la gara con il Sesto, lo ricordiamo ancora, in campionato, persa a tavolino dall'Acqua e Sapone per aver schierato De Oliveira, che era stato squalificato lo scorso anno quando giocava con la Primavera dell'Asti. Con quella gara che l'Acqua e Sapone ha vinto sul campo e poi ha perso a tavolino, la situazione di classifica degli abruzzesi si è un po' complicata in campionato che comunque è ancora lungo, siamo solo alla sesta giornata. L'Acqua e Sapone ha anche già riposato 6 punti per l'Acqua e Sapone, ma ora conta questo successo. La Supercoppa italiana ci ha raggiunti in postazione Calderolli, il migliore in campo di Rai Sport per questa finale. Siete scesi in campo con una voglia pazzesca, avevate più fame della Luparense, che ha già vinto 14 titoli, voi soltanto uno, volevate anche riscattare la finale scudetto persa alla Palaroma di Montesilvano in casa contro la Luparense, ci siete riusciti. Sì, questa è vera, avevamo entrato con una voglia incredibile. Io voglio dedicare questo trofeo al nostro gruppo, perché secondo me non è stato un giocatore lì in campo che è stato il bravo. Secondo me sono tutti quanti, abbiamo fatto un bel lavoro e siamo usciti qua da campioni.
Nei primi 10 minuti del primo tempo c'era solo una squadra in campo, e la vostra, che è andata avanti di 3 reti e poi avete un po' arretrato, anche un discreto vantaggio, insomma 3 reti da amministrare. E nel primo tempo ci siete riusciti bene, nell'ultima metà del primo tempo, poi a inizio ripresa avete sofferto, avete forse arretrato un po' troppo, avete permesso alla Luparense di rientrare in partita, forse subentrata anche un po' di stanchezza, meriti anche alla squadra di Mussi, però non vi siete disuniti dopo aver subito la rete che poteva riaprire la partita. Sì, questo è vero, abbiamo fatto i 3 gol già subito, poi la partita no, diventa più facile da giocare, magari perché siamo 3-0, per loro devono rischiare di più. Magari noi siamo scesi un po' per andare sempre a contropiede, e secondo me è andata bene perché abbiamo vinto, è quello che volevamo. Allora Fabrizio, a parte una grandissima prestazione come al solito, finalmente è arrivata la convocazione nazionale, hai giocato con la nazionale, io ti ho invocato spesso qui da questo microfono, l'ho invocata spesso la tua convocazione, oggi avete vinto di squadra, ma la cosa che mi ha impressionato di più, avete vinto con la difesa, che voi solitamente la fase difensiva non siete perfetti, invece oggi avete fatto una fase difensiva perfetta, avete rubato tanti palloni alti, i primi 3 gol sono frutto di 3 palle rubate e poi i contropiedi, avete sempre accompagnato, ma soprattutto con la testa c'eravate, avete vinto di squadra, io ho premiato te, ma come stavi dicendo tu, vero, giustamente tutti quanti hanno giocato, vero, molto bene. Questo è vero, e prima voglio ringraziare la convocazione Michele. Io continuerò a fare il mio lavoro sempre come ho sempre fatto, e poi è quello, dobbiamo giocare sempre così. All'inizio del campionato, questo è vero, la nostra difesa non è stata così buona come oggi, secondo me questo oggi è stato, abbiamo fatto bene la difesa, sono stati dei frutti che abbiamo vinto oggi. Ecco, ora hai vinto tutto insieme a te, Marmarella, Cuzzolino e Borruto, finora c'era riuscito soltanto Caputo da giocatore e Fulvio Collini da allenatore a vincere tutto quello che c'è da vincere, campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e la UEFA Futsal Cup, ora però volete anche vincere il campionato con l'Acqua e Sapone dopo esserci riusciti con il Montesilvano. Sì, questo è vero, mi mancava solo questa, però noi vogliamo ancora continuare a vincere, tutti quello che dobbiamo giocare dobbiamo sempre pensare a vincere qualsiasi sia il campionato. Dunque ora Massimo Ronconi ti consegna il premio di migliore giocatore di questa Supercoppa, migliore in campo di Rai Sport. Complimenti, questo grazie. Premio va a te, però va a tutta la squadra, il vostro grazie. Allenatore, avete fatto veramente una grandissima grazie. Partita, complimenti. Grazie. Complimenti e grazie a Fabrizio Calderoli, complimenti ovviamente da estendere anche al suo tecnico, alla società e a tutti i suoi compagni, intanto con davvero pregevole velocità la divisione calcio 5 ha approntato già la premiazione per questa Supercoppa, iniziando dalla squadra che l'ha persa, la Luparense, dopo 2 successi consecutivi, dopo averla vinta 5 volte, la Luparense è stata battuta in casa per 6-1 dall'Acqua e Sapone. Noi liberiamo Fabrizio Calderoli, lo ringraziamo, gli facciamo ancora i complimenti per questo premio e per questo successo che poi è quello che conta di più per questa Supercoppa che avete conquistato. Grazie mille, questa vittoria va a dedicare ai nostri tifosi che magari non sono venuti qua, che l'anno scorso abbiamo perso la finale di campionato a casa nostra, questo è per voi e pure per la nostra società e per il nostro gruppo. Grazie. Liberiamo Fabrizio Calderoli che deve andare a prendere la medaglia e il premio più importante, il trofeo appunto che ha appena conquistato insieme ai suoi compagni. Abbiamo visto prima abbracciarsi con Massimiliano Bellarte, anche il presidente dell'Acqua e Sapone Barbarossa. Massimo, è stata una bellissima finale, la Luparense insomma ha avuto il merito di non mollare nonostante la partenza a shock con quelle 3 reti subite nella prima metà del primo tempo. Partita forse insomma un po' pigra con il freno a mano tirato la Luparense, però poi ha provato in tutti i modi a riaprirla alla sfida, ha trovato un grandissimo Stefano Mammarella e un Acqua e Sapone che aveva più fame, più voglia di vincere questa sera. Ma la partita si è decisa lì nei primi 10 minuti quando l'ingresso in campo dell'Acqua e Sapone è stato completamente diverso dal punto di vista mentale, lì ha vinto la gara,
poi l'ha saputa gestire anche nei momenti difficili, soprattutto negli ultimi 5-6 minuti del primo tempo e nei primi 5-6 del secondo. Poi dopo aveva speso tanto a Luparense e non ha poi il massimo dei giocatori in condizione, chiaramente alla fine poi dopo col portiere in movimento tante volte ha recuperato partito, le ha vinte, e oggi l'Acque Sapone era ben disposta in campo e alla fine ha portato a casa nettamente e meritatamente questa Supercoppa. Dunque dopo la premiazione con la medaglia di consolazione, la medaglia del secondo posto per la Luparense, ora viene chiamata sul palco, approntato al centro del campo l'Acque Sapone, la squadra vincitrice di questa 17ª Supercoppa italiana. L'albo d'oro di questo trofeo che vede primeggiare con 5 successi la Luparense, che l'ha conquistato nel 2007, nel 2008, nel 2009, nel 2012 e nel 2013. Ecco qua i giocatori dell'Acqua e Sapone: Mammarella, Leitao, Cuzzolino, Calderolli, Borruto, De Oliveira, Michelo Ferreira, Coco Smith, Schiocchette, Baiocchi, Piccirilli e Monte Falcone, i 12 che erano oggi tra campo e panchina. Ovviamente il tecnico Massimiliano Bellarte, c'è anche Caetano con le stampelle, infortunato, anche Cavinato oggi fuori per scelta tecnica, così come Di Matteo. Insomma, dicevamo, l'appetito viene mangiando, l'Acque Sapone non aveva mai conquistato un trofeo, ha vinto la Coppa Italia lo scorso anno a marzo al Palla Giovanni Paolo II di Pescara, ora questo secondo trofeo, la Supercoppa, manca soltanto lo scudetto e poi magari la UEFA Futsal Cup. Massimo, guarda, ha trovato la condizione nel momento giusto perché c'era da vincere questa Supercoppa. Queste sono due squadre che arriveranno sicuramente fino in fondo, magari si giocheranno insieme a Pescara, Asti, qualche sorpresa tipo Dieti o Caos, insomma il campionato, Lazio che prima, per carità, non è. Io volevo segnalare una cosa, due grandi arbitri stasera, spesso abbiamo criticato e tutto quanto, bisogna segnalare che hanno fatto una grandissima prestazione i due arbitri, ricordiamoli che sono Francesca Muccardo e Giancarlo Lombardi di Roma, entrambi hanno diretto una gara difficile, nervosa, e l'hanno portata in fondo tranquillamente, qualche piccolo errore c'è stato, però anche loro hanno vinto la Supercoppa stasera. Stiamo vedendo la premiazione, premiato anche il presidente Barbarossa, tutti i giocatori compreso Caetano, l'abbiamo visto prima inquadrato dal nostro Marco Spoletini, lo vediamo ancora sul palco, sul podio con le stampelle, ora il presidente della divisione calcio a 5 Fabrizio Tonelli che consegna la Supercoppa nelle mani del capitano dell'Acque Sapone Murilo Ferreira, che dunque alza la Supercoppa italiana. Giunta la 17ª edizione, l'esultanza della società abruzzese, di tutti i giocatori, ricordiamo ancora Mammarella, Cuzzolino, Leitao, Mammarella, Cuzzolino, Calderolli e Borruto, i 4 ex Montesilvano che hanno vinto tutto, compresa UEFA Futsal Cup e campionato, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana, raggiungono in questa speciale classifica. Fulvio Colini, unico tecnico ad esserci riuscito, e Caputo, che era prima di questa sera l'unico giocatore a aver centrato tutti i traguardi possibili. Ancora l'esultanza della squadra di Città Sant'Angelo, che conquista dunque la Supercoppa 2014. Noi diamo la linea alla regia per la pubblicità, ma torneremo tra pochissimo per rivedere le azioni salienti di questa sfida e per sentire magari anche qualche altro ospite al microfono.